Eh, buongiorno a tutti eh, oggi io voglio raccontare come io ho calcolato le maglie per un giacca cardigan eh, per elena mh, ai ferie eh, questa io voglio fare voi vedere a bordo come fare l'inizio l'inizio voi dovete sapere eh, misura eh, dalla questa parte eh, e, e questa parte e dopo voi dovete fare eh, fare bordo quando voi fate questo bordo come voi guardate questi mali aperti voi vedete perciò quando noi facciamo giri corti alziamo leggermente schienale così eh, eh, ci sta così perché come non facciamo altezza schinale con giri corti, dopo maglia che comincia maglia, eh, giacca, giacca, a tirare indietro. E deve invece stare come, eh, come deve essere. Questo bordo, adesso andiamo a tavolo, io faccio anche i disegni eh, per, per voi, dovrebbe essere 15-20 cm questa parte e 10 15 cm di questa parte e voi fate motivo quale piace eh, piace a voi però come qui prendere maglie nuove io ho fatto video 156 eh, e lei ho fatto vedere come si può eh, come bisogna prendere le maglie per lavorare maglione cardigan eh, giacche però questa regola giri corti questa è fondamentale e non si può spostare nessuna parte è tutto. adesso andiamo a tavolo io faccio oh, voi vedere tutto e cominciamo a fare insieme altezza questa schienale giri corti allora allora questa a bordo di eh, di colorino eh, è, è così io ho fatto il uh, mio motivo, Questa motivo si chiama elastica uh, elastica, io ce l'ho video, non ricordo quale, eh, quale eh, numero, però voi guardate scritto elastica, però questa elastico si può fare solo, uh, solo quando noi lavoriamo uh, avanti e indietro. Adesso faccio vedere voi uh, schema questa. Uh, io voglio fare eh, giacca cardigan come volete dare, eh, dare nome perché io non vedo grande differenza sempre eh, bisogna lavorare con questa maniera quale adesso io voi eh, spiego eh, come eh, colorino quale motivo voi volete fare per vostro colorino questa scegliete eh, voi come voi piace io ho scelto questa guardate e adesso Uh, guardiamo il uh, mio schema. Allora, uh, io uh, ce l'ho lana, l'anno quale 100 grammi, 300, uh, 300 metri, ferri 3 uh, e mezzo, e anche numero 4, nell'un centimetro, io ce l'ho due male e mezzo. Io ho fatto uh, due, uh, um, come si può dire, Uh, due parti di bordo a destra uh, a sinistra a destra dovrebbe essere 15 20 centimetri uh, questa metà guardate io ho fatto guardate qui qui centro io ho fatto questa parte 15 cm e ho fatto questa uh, parte di centimetri perché mia elena ragazza uh, ragazza giovane e io non fate lunga però come voi fate giacca per persona uh, per come uomo uh, 20 cm. guardate uh, io già ho fatto uh, voi um, uh, come io cal calcolo, però io ripeto: quello è calcolato con questa maniera: come con uh, la uh, 39, io ho aggiunta più 4 perché questa. Uh, cardigan vuol dire lei uh, comincia a vestire nella roba uh, roba dove c'è maglione maglia canottiere qualsiasi cosa perciò deve non stringere deve essere libero perciò 43 io ho preso ho fatto questo campioncino uh, 20 maglie dopo io ho misurata erano 8 cm dopo eh, io ho preso per 20 mali e diviso per 8 cm, ci vede io ho fatto 108 mali Il eh, toraggio anche io ho fatto con lo stesso perché questa finale quando io faccio altezza di Reglan. questa questa Reglan, questa Reglan può essere 15 20 22 anche 27 centimetri dipende dal fisico di, di una persona continuiamo perché perciò quando io quando io faccio Uh, reglam, io faccio conti e dopo io devo sempre guardare nella questa uh, cifra perché uh, finale, finale dovrebbe essere 250 vuol dire uh, come dividiamo metà vuol dire qui 125 e indietro anche 125. E dopo qui io ho fatto uh, questa maniche questa maniche questa io ho fatto voi vedere quanti io faccio giri corti come qui voi guardate 6 eh, 6 punti come noi andiamo avanti indietro vuol dire io faccio giri corte eh, faccio 12 eh, questa volta io ho fatto raglan 4 eh, maglie Dopo io faccio vedere eh, 4 male perché perché il mio motivo quale io ho fatto o bordo, bordo 3 e per simmetria 1 totale, eh, totale 4. Eh, è tutto, e adesso eh, cominciamo. E adesso cominciamo a fare giri eh, corti. Questo è più importante perché dopo, quando noi cominciamo ad andare avanti e indietro, già non c'è niente particolare. Io chiedo scusa, particolare, perché come eh, va eh, giacca, eh, cardigan va con questa maniera come V, eh, eh, e chiude, eh, chiude qui eh, davanti, eh, vuol dire che io qui devo eh, fare... 3-4 giri e qui devo aggiungere una maglia. Questa parte e una maglia devo aggiungere questa parte. Dopo continuo ancora 3-4 giri ancora qui eh, aggiungo. Perciò mi cresce davanti, eh, eh, mi cresce davanti e questa parte e questa parte dalla parte di bordo e dalla parte di, eh, di reglamo. Ricordate, adesso quando cominciamo a fare giri corti, noi cominciamo da questa parte e dopo quando noi andiamo qua per prendere questa maglia 1, noi dobbiamo aggiungere uh, nel reglan uh, per regola um, prima reglante e dopo uh, reglan, prendiamo questa maglia, dopo torniamo indietro uh, e prendiamo questa. Quando dobbiamo tornare dobbiamo aggiungere qui. Prima reglando e, e dopo, uh, dopo reglando e così continuiamo uh, e sempre andiamo avanti. Io qui ho, ho scordato perché anche qui con una maglia dobbiamo fare uh, uh, girare. Questa, questa è l'ultima, si può neanche, eh, neanche fare questa, però invece io faccio perché mi piace quando leggermente, non leggermente, quando subito mi fa segnale cosa, eh, questa davanti. E, e così, mi sembra, ho spiegato bene, come c'è, domande guardate voi. Qui ho scritto cifra 13, 13 vuol dire questo mio uh, motivo. Eh, motivo, eh, no, motivo, questa. Quanti mali io ce l'ho al bordo e così mio fam famoso bordino. Adesso io faccio vedere quale mi piace. Consiglio di fare anche, eh, anche voi. Guardate adesso. Io faccio così calva Voi guardate fate screenshot per chi bisogna. Bene, e adesso andiamo avanti. E adesso io già arrivato a punto Non avete paura, perché io ce l'ho qui due uh, paie ferie. Però, come dire, sincera, come qui questa. Guardate, uh, questa mia a uh, questo mio bordo. Io ho preso qui uh, mia maglia quale per me bisogna voi avete visto nella mia schema io ho messo lucchetto quale dice questa raglan questa maniche questa uh, questa raglan, e dopo uh, questa uh, questa schienale e adesso partiamo come io ho detto dalla questa, uh, questa parte, come guardate bene, adesso provo a avvicinare ancora questa manica mie 4 maglie raglan e noi cominciamo da qui a fare giri corte. Faccio vedere, io messo qui altro, uh, altro lucchetto e cominciamo, cominciamo a fare tutte le nostre, uh, nostre maglie. Guardate, questa è la mia subito a fare uh, mio motivo. mio motivo è 10 mali. Perciò questi 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questa rovescio e questo mio, mio, mio motivo. Questo uh, lucchetto dice questo centro uh, di mia schienale, questo centro di mia schienale. E adesso arriviamo, punto dove dobbiamo aggiungere. Allora, io ho fatto questi miei 33 eh, questi 33 mali di schiena questa mia regola prima di regla io devo aggiungere una uh, un, uh, uh, una maglia allora come io faccio c'è uh, due modi io posso uh, mettere con questa maniera guardate con questa maniera, oppure io prendo dal, dal sotto, dal qui, così non viene buco. Guardate, io prendo da qui metto nel ferro e faccio come, eh, come diritto. lucchetto mia quattro uh, maglie di eh, di raglan, io faccio un rovescio due diritti questa motivo. dopo io faccio vedere come fa fare questa uh, elastica americano uh, rovescio e questa finita uh, uh, finita mia uh, mia regla adesso io aggiungo altra maglia perché adesso prima e dopo regla ogni giro parte di diritto io devo aggiungere aggiungo una maglia e come voi vedete mia schema questa parte io devo aggiungere qui scritto 1 qui io devo aggiungere eh, una maglia allora io faccio questa 1 guardate Adesso io giro parte di rovescio, guardate, e giro indietro, però per non fare buco io faccio con questa maniera, guardate, io ho preso questa maglia e dopo questa maglia io stringo, guardate come voi guardate diventata come una zampina venuta come, come due dopo noi facciamo allora tutti e due insieme e torno indietro questa quale eh, maglia aggiunta io faccio rovescio, lucchetto questa eh, mia eh, quattro maglie questa è, è mia reglam dalla parte di diritto questa rovescio qui diritto faccio un gittato, un diritto secondo diritto, e questo, un gitato io cavalco sopra, guardate, ecco un diritto. E questa: questo motivo elastico eh, si chiama americano: quali io ho fatto mh, ho fatto questa parte nel, nel bordo io, qui ho fatto uh, due motivi di questo elastico, allora sposto il l'ucchetto, questa maglia di schiena, questa quale uh, maglia era aggiunta, io faccio rovescio. Questa uh, uh, diritto, perché questa io ho già cominciato a fare uh, fare motivo. Per cominciare a fare motivo io faccio dove eh, rovescio faccio rovescio guardate dove diritto faccio eh, faccio diritto allora questa eh, mia schiena sono arrivata dove reglando dove reglan questa maglia quale è raggiunta rovescio lucchetto e questa uh, questa mia regola prima diritto un gitato diritto diritto e questo un gitato cavalco sopra questi due diritti questo è diritto allora qui io faccio una rovescio Qui io faccio un rovescio. Guardate. Allora io faccio questo rovescio, maglia. Dopo regal. Giro. Perché qui. Io aggiunta qui dopo reglando una maglia e devo aggiungere anche qua. Guardate, però ho fatto io rovescio, adesso io devo tornare indietro. queste è diritta, io così giro, io un po' stringo. Come voi guardate dalla una è venuta come una zampina dopo mettiamo lana e facciamo nuova maglia così sposto il faccio rovescio questa eh, nostra reglante e questa diritta maglia e questa diritta maglia rovescio e dopo dobbiamo aggiungere nella schiena indietro schiena come voi volete chiamare io aggiungo una maglia un diritto rovescio e già comincio a fare eh, fare mio motivo quali io ho deciso a fare tutto cardigan qui nuove maglie questa eh, vieni come trecce io prendo come faccio vedere ancora meglio guardate allora, queste nuove maglie, queste nuove maglie devo fare trecce. Io prendo tre maglie, sposto faccio tre maglie diritte, 1 2 3 E adesso cambio posizione. questi quali io ho spostato? Io metto mezzo, guardate 1, 2, 3. Quando io faccio altri eh, eh, quattro giri, io dopo questi quali mezzo sposto questa parte. Però ci video quali ho fatto vedere. Allora, 3 diritto: 1. Due, tre. Ripetiamo un rovescio. E adesso dobbiamo cambiare posizione. Io prendo queste tre maglie. Sposto. Faccio tre diritti. Uno. Due, tre. E questi tre. Metto, nella posto quale adesso noi abbiamo fatto. Così. E facciamo uno. Due. Tre, e facciamo altri tre: uno. Due. Tre. E questo è tutto il nostro. nostro. Motivo. Allora, rovescio, tre mali io sposto, faccio questi tre, uno, due, tre, prendo questi tre e sposto. Sposto, come dire sincero, io ho crociato. Io ho crociato questi 3 3 eh, per 3 e le ultime tre di nostra motivo faccio diritto rovescio diritto rovescio qui eh, si può aggiungere eh, male oppure voi prendete dal qui oppure voi potete eh, girare nella questa parte così viene eh, viene linea reglan più più bella voi potete prendere dalla questa parte perciò ancora non mica tardi, tardi per eh, per decidere allora io ho deciso io questa eh, questo diritto io lascio e comincio a nascere nuove maglie dal qui ecco faccio diritto non così io prendo da questa uh, fianco così diritto diritto dopo io guardo ho cambiato idea perciò io faccio questa diritto dopo io prendo dal fianco di questa uh, um, fianco questa quale a sinistra io prendo questo un fianco bisogna prendere giusto e faccio diritto così va una eh, linea così come diritto facciamo così facciamo così allora lucchetto rovescio questa nostro reglando due diritti un diritto secondo diritto rovescio qui dalla questa fianco noi prendiamo e facciamo diritto così nata altra e dopo guardiamo adesso dobbiamo prendere due maglie allora questa e questa maglia questa nata allora cominciamo uno 2 controlliamo questi due abbiamo aggiunto questa già uh, già era vuol dire una e altra due, ecco e adesso dobbiamo girare però io consiglio eh, qui come dice mh, noi dobbiamo fare 6 eh, giri meglio mettere, eh, mettere lucchette diverse da dal questi così voi non sbagliate dove noi dovete girare perché adesso io quasi quasi non mica sbagliate però questa non uh, proprio grave allora prendiamo questa uh, maglia l'ultima allora ricordiamoci dopo questa zampina noi uh, dobbiamo dopo prendere altre due Così non confondiamo, stringiamo, così viene come due zampine e andiamo con nostro motivo: rovescio, rovescio. Diritto. Un gittato. Due diritti. Questo, un gittato cavalchiamo sopra di questi due diritti: diritto: nostro, e eh, nostro motivo: 1-2-3. Questa è la nostra schiena, e andiamo, ci vediamo dove è il nostro altro raglan: allora l'ultima due male questa di schiena, lucchetto: questa nostra raglan, un diritto, un gitato, due diritti, un gitato cavalchiamo sopra, un diritto, e questa nostra, uh, nostra uh, manica. Allora, manica noi abbiamo 10 maglie, perché dobbiamo già pensare anche di motivo. Mio motivo è 10 maglie. 1, 2, 3, questa io lascio per simmetria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e questa 10. Vuol dire, questa io faccio rovescio. Anche questa io faccio rovescio, questa io faccio rovescio. Facciamo conti ancora. Questa è per simmetria: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questa rovescio. Contrariamo ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allora questa dovrebbe essere diritto perché dalla parte di, eh, di diritto era questa rovescia. Rovescia. E cominciamo. 1, 2 giriamo questa quale eh, quale noi abbiamo fatto due noi spostiamo e questa lana tiriamo un po davanti così viene zampetta e dopo non viene buco e continuiamo nostro motivo rovescio diritto, dal questo fianco io aggiungo altra, ecco lucchetto io sposto, mia reglam, rovescio, diritto, diritto, rovescio ecco abbiamo fatto reglanti do scusa per il rumore perché queste ferie ballano lucchette io sposto allora questa schiena qui io devo aggiungere altra guardate questo è diritto diritto rovescio e questo mio motivo è 9 maglie Questa è nostra, uh, nostra schiena. Ci vediamo quando arriviamo a uh, reglan uh, qui dove maniche. Allora, abbiamo fatto schiena, aggiungiamo nostra uh, maglia, prima reglan, questa uh, reglan. Rovescio, diritto, diritto, rovescio, lucchetto, diritto, aggiungiamo dopo regolano io ho cambiato idea, io ho uh, cominciato ad aggiungere, uh, io ce l'ho ancora tempo, non aggiungere qui, io aggiungo dopo di, eh, di questa uh, maglia diritta. Così. E andiamo uh, avanti, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Questa 10 questa va rovescio perché cominciamo a fare nostra uh, nostra mattiva anche nelle nel maniche. Come io ho fatto qua allora rovescio, cominciamo due diritti. Questa zampina, noi facciamo così come diritti: si può fare anche con l'altra uh, parte, si può dall'indietro, però, io preferisco uh, fare con questa maniera: così maglia sta più bella così e facciamo due diritti: un diritto, secondo diritto, giro. Prendo questa maglia, giro indietro e leggermente un po' stringo, così rimani come una zempina. E torniamo indietro e facciamo le nostre eh, maglie come loro guardano: dove diritti, diritti, dove rovesci, eh, rovesci. allora questa nostra maniche facciamo altri due uno due giriamo giriamo prendiamo questa maglia quale eh, questa è l'ultima quale noi abbiamo girato spostiamo questa questa ferro e Tiriamo con questa maniera, guardate, così diventata come zampina e continuiamo, torniamo indietro e continuiamo due diritti, rovescio, diritto, aggiungiamo altra maglia. Così. questa è diritta questa nostra uh, regola rovescia guardate lucchetto questa nostra schiena diritto prendiamo questa maglia facciamo diritto e continuiamo nostro eh, nostro motivo quali noi eh, facciamo ci vediamo quando arriviamo eh, alla manica e adesso io devo fare eh, mio motivo continuare adesso io faccio vedere altro giro un rovescio e noi qui abbiamo nuove maglie prima noi quale mezzo 3 abbiamo spostato questa parte adesso dobbiamo spostare nella parte di, uh, di sinistra ripeto quale uh, qui 9 maglie quale mezzo 3 io ho spostato a destra adesso questi tre io devo spostare a sinistra e così che minciamo 1 1 2 3 diritti quale mezzo 3 io prendo? Questa volta io metto davanti, filo indietro, faccio 3 diritti. 1, 2, 3. Quale questi 3 io ho spostato? Io prendo, guardate, questi io passo indietro. E prendo ancora subito e faccio tre diritti: 3. Ecco, abbiamo fatto il nostro tricino. Adesso completo: ripeto un rovescio. Qui, 9, questi tre. Noi prima abbiamo spostata a destra, adesso questi tre spostiamo a sinistra, faccio vedere: 3 faccio diritti: 1-2-3, questi quali tre, mezzo, noi dobbiamo mettere verso a sinistra. Io prendo l'oro, filo rimani indietro, faccio tre diritti: 1 2 3 prendo questi 3 quali io ho spostato guardate questi 3 quali io ho fatto diritti io libero e adesso ancora prendo ecco abbiamo crociato e facciamo 3 diritti questi 1 2 3 Abbiamo fatto così Continuiamo Allora questa nostra schiena Qui 4 Qui eh, l'ultimo 4 Noi non possiamo fare eh, crociare Facciamo loro così diritti Dopo aggiungiamo altra maglia potete aggiungere con questa maniera oppure con questa maniera quale voi preferite come voi preferite aggiungere allora questa uh, uh, mia reglant mia reglant questa rovescio lucchetto e continuiamo allora qui noi abbiamo aggiunto non corretto, adesso io devo rifare. Adesso io ho aggiustato, o oh, sbaglio anch'io, chi non sbaglia, chi non fa niente. Allora perciò ho corretto e adesso io devo aggiungere altra, uh, uh, altra maglia, oppure così, oppure così guardate voi come voi eh, come voi piace allora rovescio 1 2 3 4 5 ancora dobbiamo fare 2 1 2 e rimasta qui eh, qui 3 Giusto, giriamo. Giriamo, questa è l'ultimo. Spostiamo. Io ancora faccio zampina e comincio a lavorare. Parte di rovescio dove rovescio la rovescio, dove diritti e diritti. Però mi raccomando, non dovete scordare come nella linea riglano voi avete il vostro motivo. Io sempre, ce l'ho mia, questo elastico. Un motivo da questo elastico. Questo è solo un motivo dall'elastico. Allora, un gittato due dirite, e un gittato cavalca sopra e diritto. E questa è la nostra manica. Facciamo rovescio, diritto, rovescio, rovescio, rovescio e questa nostra zampina, questa zampina dobbiamo fare anche noi rovescio, dobbiamo andare proprio sotto, sotto, sotto come voi volete, come viene bello, è così. Prendiamo altri due, uno, due. due, potarsi qui abbiamo uh, abbiamo perso uno. Allora, qui 1 2 3 4 esatto. 1 2 giriamo facciamo nostra zampina così giriamo e andiamo con le nostre, eh, nostre eh, mattive, ricordiamo prima reglant e dopo reglant dobbiamo eh, aggiungere eh, maglie adesso arriviamo a nostra guardate questo rovescio diritto eh, diritto Aggiungiamo altra maglia, possiamo aggiungere con tutte le maniere come voi, eh, voi piace, con questa maniera, oppure con questa eh, maniera, dovete eh, eh, decidere come voi eh, volete aggiungere. Però mi raccomando, non dovete scordare, aggiungere questa nostra, eh, nostra regla quattro maglie. Questo rovescio lucchetto questa nostra schiena diritto e qui aggiungiamo altra maglia così e continuiamo con nostro uh, nostro motivo allora abbiamo fatto la nostra schiena siamo arrivati a questa uh, questa parte e adesso dobbiamo aggiungere uh, altra maglia, prima regla, lucchetto questa nostra regla. Rovescio due diritti, rovescio lucchetto diritto. Facciamo nuova maglia. Abbiamo aggiunto e facciamo nostra uh, nostra manica e facciamo nostra manica questa nostra nostro motivo questa va zampino quale abbiamo fatto fa diritto due diritti ancora prendiamo come è scritto qua guardate guardate come è scritto qua spostiamo giriamo questa spostiamo nel questo ferro l'ana giriamo e stringiamo e vedete è venuta come due zampe e torniamo indietro Abbiamo fatto manica, adesso nostra reglam. Luchetto diritto, un gitato, un diritto, secondo diritto, un gittato, cavalchiamo sopra questi due diritti, un diritto, luchetto e continuiamo nostra schiena. Dove rovescio, rovescio, dove dirite dirite E mi raccomando, non scordate eh, qui fare il motivo di, eh, di vostra eh, ragla. E allora siamo arrivati al punto dove è rimasta una maglia. Come voi guardate eh, schema? Qui dice uno. Questo è l'ultimo eh, per l'ultimo eh, giro perciò io faccio. Io faccio diritto, giro, faccio zampina, faccio zampina, giro così, stringo e torno indietro. Parte di rovescio. Mi raccomando, dove diritti, diritto, dove rovescio, rovescio. E reglam seguite motivo di vostro regla io ce l'ho eh, un motivo dal elastico e senz'altro io eh, faccio e ci vediamo nell'ultimo eh, giro giro corta chiedo scusa allora siamo arrivati punto dove dobbiamo fare l'ultimo eh, l'ultimo giro allora questa per l'ultima io faccio rovescio perché due zampine qui, qui eh, noi abbiamo girato qui rimasta l'ultima perciò io faccio rovescio però adesso io guardo qui eh, c'è come come trecina vuol dire io devo fare diritto come non sbaglio ecco faccio diritto Giro controllo qui: no, qui non devo essere così, perciò giro. Faccio come è rovescio. Faccio rovescio. Giro, però come voi guardate questi due, questa regla. Però noi dobbiamo fare un giro corto prima di regolare, perché qui non aggiungiamo niente. Allora, questa io sposto, tiro davanti e indietro, guardate, è venuta zampina, e torniamo qui in fondo e qui e dopo ci vediamo qua. Mi raccomando, fate vostra motivo quale voi avete programmato e ci vediamo. E allora siamo arrivati nel punto eh, di eh, di finale nostra eh, GG Corte. Questa io finisco, questa è diritto, questa è l'ultima zampina abbiamo fatto. Guardate e questa nostra uh, questa nostra manica questa regola eh, dobbiamo aggiungere maglie, ops lucchetto rovescio due diritti e questa io ho perso rovescio Allora, siamo, uh, siamo arrivati, punto, questo è il nostro bordo e adesso noi abbiamo il nostro uh, uh, reglant e questo è il nostro bordo. Allora, io apro e dopo io prendo, ho cambiato ferie. Uh, e dopo io uh, sposto questi tutti tutto il nostro, uh, nostro bordino mettiamo al per dopo noi cominciamo a lavorare avanti e indietro no, non fare uh, giri corti questo è già già finale perché dopo è più semplicissimo voi fate il vostro motivo dove eh, reglan prima e dopo reglan voi dovete aggiungere e fate reglan lunghezza quale per voi è bisogno. Guardate. Adesso noi guardiamo con voi. Questa dove noi abbiamo preso i nostri nuovi mali, questa uh, tricina diritta abbiamo lasciato come è. Perciò facciamo le E diritta, un po' stretta, cercate allargare, ecco io ho allargata leggermente, ho fatto, faccio diritto, E dopo mi elastico come voi guardate questi due motivi dall'elastico, quali io ce l'ho. Qualcuno eh, dicono questa elastica un Qualcuno dice russo, non lo so come. Allora, due rovesci, due diritti, un diritto. Altra diritto. Rovescio. Diritto. Diritto. Rovescio Rovescio. E questo è il mio famoso bordino. Diritto. E rovescio. Guardate, dovrebbe venire da voi così, guardate, dovrebbe essere è così, come voi così piegate dov piegate dovrebbe essere è così. Cosa vuol dire? Questo vuol dire adesso voi lavorate questa vostra, eh, vostra regolan, e qui mezzo bordo, mezzo, eh, mezzo bordo, e regolan. Voi dovete aggiungere eh, prima regolan, e dopo, quando voi fate 3-4 giri, dovete aggiungere dopo bordo. Così e così. Dopo cominciano a crescere dalla parte di raglan e dalla parte di, eh, di bordo di vostro cardigan. E dovrebbe essere eh, è così. Adesso io provo a mettere eh, nel, eh, nelle mie matilde, nelle mie signore, quale sempre dimostra le eh, mie creature. Vedere cosa abbiamo combinato e allora adesso voi vedete cosa noi uh, abbiamo fatto. Noi con voi, come voi guardate dalla parte di indietro, guardate, noi abbiamo uh, fatto adesso. Io forse così, come voi guardate, noi abbiamo fatto nostra altezza allora così dovrebbe essere eh, venire eh, venire da noi guardate è così questa nostra eh, nostra altezza eh, altezza schienale questa e adesso io già già ho detto eh, qui prima di regolare questa questa regola dovete qui aggiungere quando voi fate 3-4 giri avanti e indietro. Dopo aggiungete anche subito dopo bordo e dopo così comincia da voi uh, sempre crescere e sempre questo bordo segue uh, fine e finale. Io chiedo scusa, io non riesco a regalare uh, luce però non dimostra luce quale deve, eh, deve essere. E così, io ho, mi sembra ho fatto vedere tutto. Guardate, mi aiutante questa signora, <ride> quale senza testa, dovrebbe essere, e venire eh, da voi, e così. Io vedo così, ragazze. Chiedo scusa ancora per, per luce, non lo so come, eh, come regalare. Guardate, così dovrebbe, eh, dovrebbe essere, E così. Eh, ragazze, per adesso io finisco. Eh, La ringrazio a voi eh, tutte per commenti, per auguri. Eh, per tutte le buone parole che voi scrivete, per me, per me mi dà coraggio per fare uh, queste, queste cose, le ringrazio tutte per vostra generosità, per vostra pazienza, io auguro voi buon saluto e ci vediamo nelle altre puntate, grazie.